Domenico De Rosa di Dee Smet, ma soprattutto ha un ruolo importante perché è il presidente della commissione di Alis Autostrade del Mare e Intermodalità Marittima. Lei ha sentito che cosa diceva l'onorevole? Diceva: il mare può essere una risorsa, ma può essere anche un ostacolo. L'Italia ha una posizione incredibile nel Mediterraneo. Viene valorizzata abbastanza, secondo lei? Ma guardi, innanzitutto buongiorno a tutti. Io volevo riprendere dalla sua apertura straordinaria quando ha messo sul tavolo del panel due argomenti che secondo me sono gli argomenti chiave. Lei ha parlato di futuro, lei ha parlato di speranza, che sono due coefficienti necessari per il progresso. E volevo ricordare, voglio dire, a tutti noi imprenditori per primi, che noi non possiamo chiedere di parlare di speranza solo al governo, alla politica, ma che questo rappresenta una responsabilità di tutti noi e che attraverso le azioni che facciamo quotidianamente dobbiamo essere appunto ispirati alla necessarietà di determinare speranza verso tutti i nostri stakeholders, i nostri collaboratori e tutti coloro i quali si nutrono delle nostre visioni. E questo credo che magistralmente fa Alis ogni volta che si riunisce e crea questi momenti di discussione, di incontro, di valutazione, di domande che noi poi poniamo agli organi politici, alle istituzioni. Quindi mi lasci, diciamo, concludere questa premessa dicendo e richiamando una citazione del più grande manager, a mio avviso, che abbiamo avuto in Italia, Sergio Marchionne, quando diceva che l'essere umano non può vivere più di 40 giorni senza mangiare, 33 giorni senza acqua, 4 minuti senza aria, ma non più di 4 secondi senza la speranza. Quindi noi abbiamo un impegno importantissimo da, diciamo, portare avanti come imprenditori e anche il governo di seguirci, diciamo, e sostenerci. Da qui il mare. Il mare è una cosa lampante quanto sia per l'Italia uno strumento di economia, di vita, di socialità, per cui deve essere assolutamente trattato con competenza, cioè una risorsa così importante, così strategica, così unica, unica rispetto al contesto europeo che abitualmente ci vede come un paese, diciamo, più indietro degli altri per molti argomenti, ma per fisicità della geografia, della conformazione, diciamo, morfologica del nostro paese, ci pone delle opportunità straordinarie che però vanno colte, dottoressa, vanno colte come? E appunto lei ha citato il mio ruolo in Alis, di cui sono orgoglioso e di cui mi faccio il, diciamo, carico insieme al nostro presidente Guido Grimaldi, di portare a conoscenza di tutto il mondo, diciamo, economico, industriale, politico e istituzionale, di questa meravigliosa intuizione, le autostrade del mare, che nascono proprio da Salerno, dove, diciamo, noi abbiamo origine, nel 1996, ad onor del vero, per l'intuizione della famiglia Grimaldi, a cui vorrei, diciamo, dedicare un applauso, e che oggi rappresentano in Italia una consolidata pratica alternativa del trasporto sostenibile, al tutto strada evidentemente, e probabilmente l'unica vera occasione di una transizione energetica fattuale nell'immediato. Perché? Perché le autostrade del mare sono infinite tecnicamente, laddove i porti riescano ad accogliere le navi che sbarcano i camion, e quindi sgravare le infrastrutture già molto fragili del nostro paese. Tutti sappiamo che non esiste un solo corridoio, una sola autostrada non interessata da lavori straordinari di manutenzione, e consentono appunto di trasportare alternativamente le merci in maniera sostenibile. Per cui grande attenzione a questa risorsa, e pare che questo governo ci stia mettendo seriamente le mani. Quindi cosa fare? Assolutamente lavorare sulla potenzialità del mare e delle infrastrutture portuali.